Io faccio le zoom, ok. Allora, riapriamo un attimo il file newsletter, okay. Adesso lavoriamo lì dentro. Eccolo. Allora, adesso qui dentro dobbiamo portare a termine registrazione e cancellazione. A questo punto, allora, noi adesso abbiamo fatto, noi partiremo dalla mail che ci è arrivata dentro la nostra casella, faremo clic, entreremo in questa pagina non navigabile del sito, c'è una pagina in cui non si può accedere con nessun menu, e praticamente qui dentro eseguiremo due operazioni fondamentali, a seconda che si tratti di una registrazione o di una cancellazione. Cominciamo con la registrazione. Allora, io qui dentro devo fare semplicemente una query di inserimento. Allora, le variabili mi arrivano come variabili, i dati, scusate, mi arrivano come variabili in query string. Quindi a me mi basta praticamente intercettare con la variabile temporale $_get quei valori e farli inserirli praticamente all'interno del mio database. Allora, la tabella si chiama utenti _newsletter, ok, eccola qua. Ricette, tabelle, utenti _newsletter, e questi sono i campi su cui devo andare a lavorare. Andiamo a vedere un attimo praticamente se come è definito il campo stato newsletter. Vedete, di tipo bit 1, valore predefinito 0. Ok, questo qua dobbiamo cambiarlo, praticamente ci mettiamo valore predefinito 1, così non lo andiamo praticamente a gestire. Ok, quindi adesso è valore predefinito 1, quindi io, dato che il primo è un campo contatore, noi dovremmo andare a gestire solo ed esclusivamente questi due, quindi mail _nl, dove inseriremo la mail, e password _nl. Notate che io ho messo 40 nella password, anche se tipicamente per le password mancano 8, bastano 8-10 caratteri, perché questo poi ci servirà più in là per quanto riguarda la cifratura dei dati con i protocolli MD5 e SH1. Ok? Allora, questa è praticamente la mia casella di posta elettronica, questo è il mio lab for food. Allora, entriamo praticamente nel codice. Allora, nella registrazione scrivo la query $_mio_sql. Vi ricordate qual è l'istruzione? Ve la ricordate? Insert, into, nome della tabella, utenti _newsletter. Questa volta cerchiamo di non prendere papere, vediamo effettivamente il nome, utenti _newsletter. Allora, nei campi mail _ml si chiama il primo, il secondo si chiama pvd _ml, devo mettere praticamente i miei valori, values, aperta parentesi, allora sono ambedue valori di tipo stringa, quindi come tale vanno passati fra apici. Quindi io scriverò primo valore concatenazione $_get, aperta e chiusa parentesi quadra, apice apice. La prima variabile si chiamava mail, giusto? Eccola qua, si chiamava mail, vedete? Eccola qua. La seconda variabile invece si chiama pass. Allora, quindi, prima variabile, concatenazione, apro doppie virgolette, l'apice che chiude praticamente la prima stringa, giusto? Poi ci vuole la virgola, perché io devo separare praticamente i due campi, ok? Poi metto subito l'apice che apre la seconda stringa, giusto? E poi scrivo concatenazione $_get,
pass. Concatenazione, chiudo la seconda stringa con l'apice, parentesi tonda chiusa, chiuse doppie virgolette, punto e virgola. Quindi questa è la mia stringa SQL, ok? Insert, inserisci dentro la tabella utenti newsletter nei campi mail underscore nl e pvt underscore nl i seguenti valori che arrivano tramite variabili di queste. Dopodiché io scrivo dollaro ris uguale my sql i underscore query, apro parentesi tonda, la connessione dollaro con db virgola, la query dollaro mio sql, e poi ci metto or die errore nell'insert, molto generico, poi metteteci voi le solite due funzioni, quelle là che conosciamo, ok? Fine dei giochi. Vedete, non devo fare nessun ciclo, niente, praticamente quel MySQL, praticamente i underscore query mi esegue praticamente quella query. Quando è una query di selezione, dopo ho bisogno praticamente del while e del fetch array per poter ciclare nei dati e mostrarli. Ma quando la devo eseguire, basta che io lancio la query. Fine. Ok? E questo già mi dovrebbe funzionare. A questo punto io, Ctrl-S, se voglio fare un test, anziché fare subito l'inserimento per vedere se ho scritto bene il codice, la cosa migliore la prima volta è fare la seguente cosa. Commentare l'esecuzione della query, commentare l'esecuzione, e qui fare un bel echo dollaro mio SQL. Tanto stiamo progettando il sito, facciamo qualche controllo. Ci metto anche un a capo, dollaro a capo, ok? Così, in questo modo, adesso questo mi dovrebbe stampare praticamente la mia query. Io posso prenderla, copiarla dentro il DB MySQL, provare a eseguirla per vedere se funziona. Quindi questa è una cosa che vi consiglio sempre: quando fate inserimenti o update la prima volta, non lanciate subito la query, fatevi fare l'echo, cioè il print a video della stringa SQL, così vi date subito un'occhiata, ok? Tanto la mail ce l'avete, basta che ci rifate clic un'altra volta se volete provare effettivamente poi l'operazione. Questa è salvata, me ne vado quindi. Avete scritto? Quasi. Questa è l'unica parte complicata, è concatenare bene ciò che è il codice SQL da invece con ciò che sono valori che io sto passando praticamente dall'esterno. Posso? Vai, vai. Allora, io me ne entro dentro la mia bella mail. Clic. Gentile cliente, per completare la registrazione faccia clic sul seguente link. Faccio clic. Anzi, scusate. In teoria ci avrei dovuto mettere un target uguale underscore blank, perché in questo modo così apro un'altra strip e poi la andiamo a correggere dopo, prima di rilanciarla un'altra volta, in modo tale così non esco fuori dalla mia casella di posta elettronica. Posso, che è nell'inferiore, no? Sì. Alla fine, fallo funzionare, hai lasciato 881 o niente? Come hai messo la linea? Dentro l'inferiore praticamente io ho messo 127.0.0.1 2.8081. Io ho l'8081, se tu c'hai l'8081. Non c'è niente dopo. E allora è il default, è l'80. Sì, l'80, sì. È il default. Allora, questa è salvata, io faccio clic praticamente sul mio link. Ricontrollo un attimo i parametri che sono quelli giusti, faccio clic.
127 80 81 sito newsletter.php r mail uguale a Merivaldo che c'è la profile passe non può stabilire una connessione con il 0127 080 81 perché? Allora, questo lo chiudo, torno indietro, vediamo un po', non so perché questo non... Allora, 127.0, io mi ci levo l'80, 81 e ci metto 81. Controllo. Sarà l'81, io voglio controllare un attimo una cosa perché... No, però è l'81, è quello che me la assume. Allora, andiamo qui dentro, questa la cancelliamo. Anzi, adesso faccio subito quella modifica, ci metto il target underscore blank, così almeno la facciamo subito. Hop, me ne vado a capo, rifaccio praticamente la procedura. Target uguale apice underscore blank. Ctrl S, vediamo un po' perché non fa questa cosa. Ok. Newsletter insert into una class, io rifaccio nuovamente la registrazione così in modo tale m.dipaolo Pippo registrati, ok, post in arrivo. Che fai molto non continuano di funzionare. Allora mi stai prendendo in giro un po'. Registrati, cancellati. Niente, praticamente non mi funziona. 80 ci voleva. Eh? 80 ci voleva. L'unica cosa. L'unica cosa diversa è che ci ho messo 80. Controlliamo, i pulsanti si chiamano registrati e cancellati. BTN registrati e BTN cancellati. BTN registrati. Perfetto. Ok? Va. E sì. Home. Vediamo se fosse arrivato. No, non è arrivato niente. M.tipaolo. Cambiamo passo, punto, non ho sentito manco il fischio. Vabbè, se funziona come a tratti? A singhiozzi. A singhiozzi. Prima. Ma chi mi ha detto? Mi sono frecciato il PayPal, un pezzo tuo. Ma è possibile che il mondo non rifunziona un'altra volta? Allora. No, a me entra il TQR e poi si blocca. Che ho messo? Perché credo che entrava, ho messo un altro error. Aspetta un attimo, scusa, fammi vedere. Qui ho chiuso. Ma ragazzi, no, cioè. Allora, 127, si chiama sito la cartella? Sì, local web si chiama sito, perfetto. Quindi stiamo qui dentro. Newsletter. E lei? Salva col nome, vediamo se sto salvando dentro, sto salvando praticamente il punto giusto. Che c'è che non ti piace? Facciamo un'altra volta, chiudo, 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 mi faccio restart del sito e questo può essere solo un problema di... ma adesso non c'è il problema del local web, sito. Ma aspetta, com'era? Sto? Eh? Si torna indietro? Che c'è scritto lì? Sito. Ah. Sembra sto. Sì, così, così. Ah, ok. Home. C'è il tegame, non si vede molto chiaro. Cancella cronologia, così andiamo a vedere un po'. Allora.
registrati. Siamo dentro Gmail, www.lab.web.it. Boh, ragazzi, non è cambiato niente. Questa non funziona. Allora, io ho fatto una prova. Sì. Prendendo e facendo alla fine di tutto questo if un eco di mio link e non mi era niente. Allora, inferiore c'è. Eccolo qua. Allora, action medium post txt email password txt password. Quindi si chiamano password del mail con la minuscola, btn registrati e btn cancellati. Btn registrati, btn cancellati. Ma se tu inserisci da tutti gli else, in teoria dai l'eco di mio link, ti dovrebbe dare... Dove, scusa? Qua, alla fine di tutto l'if. Se tu metti un eco di mio link... Else? Io faccio semplicemente eco mio link, per vedere appunto... Eco? Dove va il mio link? Ti dovrebbe dare questi te lo devo volare, no? Dollaro a capo. No, perché facendo il refresh. No, bisognerebbe memorizzare un'altra variabile, non te lo fa vedere. No, quello che vorrei capire è che cosa è cambiato rispetto a prima. Abbiamo preso un caffè. Non è che abbiamo fatto niente. No, la roba che tiene registra, cancellati. Quindi 7 http 127.001.2.8.81 sito newsletter.php. Ho messo un target underscore blank. Sì, quello è infatti. Ma quello non è una cosa che. Io ho chiuso l'HTTP, perfetto, target nel suo plan è corretto. Io voglio provare a mandarlo in errore, poi scrivo la mia scritta male. Ma quello va. Quindi vuol dire che... A me nell'ultimo, quello dicevo, a me mi entra fino a R, però è come se non si popolasse là. La if reset, la se tu. Io ho messo là dentro, ho messo un eco... ho popolato la message error con scritto stai dentro error, dentro R, per capire se c'è entrata là dentro, no? E me lo dà, quindi ci entra là dentro. Qui dentro? Sì. E però poi non... Allora... È giusta la teoria, no? Mettere dentro lì un... Sì. Per vedere se ci entra. Ma rispetto a prima non è cambiato nulla. Però c'è una domanda, vedi quel mio link, come fai a farlo outputare come variabile allora, se non con eco? Perché io però sto provando a vedermi di outputare questo mio link per vedere cos'è che ci popola. Perché a me è sempre vuota, mi pare tanto link alla fine che è HTML, mi pare. Perché il mio link... Dici, era quello? Il mio link è quello... Ok, vediamo un po'. Prova a fargli eco mio link adesso. Ecco, non adesso sto subito provando. Così che mi sono aggiunto e non cancellarlo la verità, no? Esatto. Email. No, sempre soltanto link. Non te lo dà? No, per questo non popola quello del mio link, non sta popolando. Allora, facciamo così, lo tagliamo questo e lo mettiamo dentro lì. Ma prima funzionava. Infatti non capisco, però. Non riesco a capire che cosa gli sta prendendo. Questa sicuramente sarà qualche altra cosa. Ctrl S, vediamo un po'. Questa è inferiore, io faccio così. Ritrasmette. Non sta facendo qualcosa, no?
linea direttamente. Eh? È scritto linea direttamente. Lo vedi? Ah, ok. Ah, vedi. Che hai fatto, scusa? No, ma è strano perché ha funzionato pure prima. Ho spostato le variabili da fuori if a dentro if. Non è cambiato niente. Però prima ha funzionato così anche le variabili fuori. Che senso? Sto cominciando a avere un po' un leggero mal di testa. Comunque andiamo avanti un attimo, vediamo di concludere questa cosa. Allora, me ne vado dentro il newsletter. A questo punto io voglio controllare che la mia query è corretta. Faccio clic sul link. Ah, vedete che cosa ha scritto però? Guardate, ha sporcato praticamente. Ha sporcato il link. Perché ha messo quel più. No, quel punto uguale per aggiungere adesso, no? Ha sporcato il link perché sono andato a capo. Ah. Ma questo è maledetto proprio. Guarda. Allora, quando uno anche questo. Uno fa così, CTRL S. Ora io ho dato semplicemente un. Allora, questo lo più lo cancello, questo lo cancello. Ok. Vado qua, li faccio refresh. Ma c'è comunque c'è quest'ultima versione di Visi PHP che qualche problema ce l'ha. E vedi tutte queste cose la versione che non me le dava tutti questi errori. Allora io vado qui dentro, riscrivo m.dipaolo massimo registrati. Qualcosa sta facendo. Entro dentro la mail, mi è arrivata, ecco sì. Qua, clic, vediamo com'è il link adesso. Si mostrerà.